Alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, riaprono da oggi le gallerie di Palazzo Zevaio Stigliano, in via Toledo, riallestite nel progetto Cultura d'Intesa San Paolo, con oltre 120 opere che ripercorrono un arco di tempo dal 600 al primo 900. Fra Luca Giordano, Porpora, Solimena, De Mura, Van Vittel, Pitrò, Migliaro, Morelli, Gemito e tanti altri, con la preziosissima compagnia dello splendido capolavoro del Caravaggio, Il Martirio di Sant'Orsola. Un nuovo sviluppo del Mezzogiorno, un nuovo sviluppo che si fonda anche su eventi come questo, perché Napoli è ricca di patrimoni d'arte straordinari e di un centro storico di importanza davvero universale, come si è ricordato, che attraversano poi moltissime difficoltà nel preservarsi e nel venire valorizzate, ma rivela anche tesori insospettati. Io vorrei così immaginare che si possa dire in generale che Napoli dispone di risorse non abbastanza valorizzate e dispone anche di risorse del tutto insospettate. Occorre che chi ne ha la possibilità le riveli e le coltivi, come si sta facendo qui per queste straordinarie collezioni d'arte. Il palazzo recupera così una funzione che ebbe già in passato, quando conservò un'importante collezione d'arte, per la quale nel XVII secolo venne celebrato anche da Carlo Celano, e proporrà un programma di iniziative completo con percorsi guidati, laboratori, convegni e concerti. La necessità di mettere l'accento sul permanente, sullo stabile, sul sempre visitabile, sul sempre presente nella possibile fruizione da parte dei cittadini per quanto riguarda il patrimonio artistico, e porte aperte non solo ai musei ma alle chiese, agli edifici storici, al cuore del centro storico. Credo che dovremmo in quello spirito dare molta importanza alla valorizzazione appunto del nostro patrimonio museale. Lo Stato deve decidere quali sono le priorità. A mio avviso la priorità è la cultura e la scuola innanzitutto. Quindi ben venga questo monito, che deve riguardare il mondo laico e anche quello religioso e anche le sovrintendenze. Dobbiamo aprire i luoghi della nostra città e soprattutto renderli accessibili a tutti senza distinzione di censo, e questo è proprio di una città che ha i valori dell'egualitarismo molto forti come Napoli, quindi è un monito che condivido. Speriamo che risorse pubbliche e risorse private possano servire per rilanciare il nostro paese e la nostra città.